La ministra alla disabilità Alessandra Locatelli è tornata a far visita alla fattoria sociale didattica Rurabilandia nel comune di Atri e per l'occasione sono stati inaugurati nuovi progetti presso la struttura realizzati dall'ASP2. Sono diversi gli appuntamenti programmati nella giornata di oggi nell'agenda della ministra in tutta la provincia di Teramo che si concluderanno con lo spettacolo teatrale messo in scena al Teatro di Atri dalla buona compagnia teatrale Rurabilandia con lo spettacolo Il Circo delle Emozioni. Oggi è una giornata dedicata alla provincia di Teramo, come prima tappa è tornata a trovare gli amici di Rurabilandia. Assolutamente sì, sono felicissima di essere qui. I ragazzi da tempo mi stavano chiedendo di venire a visitare questa parte importante soprattutto in questo periodo dell'anno, che è la zona ricreativa con la piscina, con tante attività dove i ragazzi insomma possono stare tutta la giornata in serenità, anche con questo caldo. La ministra Locatelli ha anche parlato delle strategie che il governo sta mettendo in campo a sostegno della disabilità. Beh, noi intanto stiamo portando avanti la riforma sulla disabilità, che è un punto epocale rispetto alla presa in carico delle persone con disabilità, introducendo il progetto di vita, modificando anche la metodologia di accertamento dell'invalidità civile e poi portando proprio una visione rinnovata, cioè guardando le potenzialità e non i limiti, no, nelle persone, quindi valorizzandone i talenti. Poi diciamo servizi come questi sono un fiore all'occhiello perché Rurabilandia è anche una struttura pubblica regionale, insomma, e quindi è davvero importante portarla anche all'attenzione di tutta Italia come modello davvero. I servizi inaugurati nella struttura di Rurabilandia sono stati finanziati dal programma di sviluppo rurale per l'Abruzzo 2014-2020 nell'ambito della tipologia di intervento 7.4.1 che prevede investimenti nella creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di base per la popolazione rurale. Questi spazi saranno appunto adibiti a dare nuovi servizi ai nostri utenti. Questo è un fondo regionale finanziato appunto al 100% dalla Regione Abruzzo per un importo complessivo di 2.200.000 euro. Il lotto sul lotto di Rurabilandia sono stati investiti quasi 862.000 euro e abbiamo appunto rifatto la pavimentazione esterna, fatto questa piscina per attrezzata per ragazzi disabili, il campo polivalente e poi abbiamo anche messo a norma, diciamo, l'impianto elettrico e alcune strutture interne, le finestre.